È un'opera costosa perché è un'opera complicata, molto più di quello che non si era pensato fin dall'inizio, perché era stato completamente sottovalutato il tema dei sottoservizi. È proprio a queste parole che vuol rispondere un cittadino che conosce bene quella zona, la zona di Via Fiorentina, e che già tempo fa aveva sollevato la problematica con cui poi il cantiere della rotatoria si è scontrato, i sottoservizi. Quando fu presentato il progetto, mi permisi di dire al sindaco che secondo me lì con quel sottopasso lei non passa, perché ci sono dei sottoservizi che non le permettono di raggiungere le quote che dovrebbero essere raggiunte per poter farlo. Infatti ho visto che un piccolo commercialista come me, che logicamente non è esperto della materia, ma se non da singolo cittadino, e conoscendo i posti, visto che ormai ci sono nato, ci sono vissuto, e ho vissuto anche nel tempo tutti gli interventi che sono stati fatti sulla strada, ha avuto più occhio di tutti i mega tecnici che hanno fatto cercato di realizzare quest'opera in modo tale che era assolutamente impossibile. La Giunta intanto recentemente ha aumentato il finanziamento per il cantiere, mettendo sul piatto altri 730.000 euro che servono per lo spostamento dei sottoservizi, portando così il costo totale quasi ad 8 milioni di euro. Con questi 8 milioni potrebbero essere fatte tante cose, e io rimango sempre della mia idea che per me è un'opera inutile. Perché? Perché così com'è fa da filtro l'altra rotatoria, sia quella della multisala sia quella dell'ospedale, in modo tale che nel periodo in cui il semaforo da rosso al raccordo si permette di svuotare l'altra rotatoria. Così domani non succederà, perché col sottopasso, giustamente non c'era altra alternativa se si faceva quest'opera di fare il sottopasso, in questo modo qui avremo problemi, come già avvengono nelle ore serali. I lavori comunque procedono con il completamento dello spostamento della fognatura, poi con la ditta appaltatrice verranno stabilite le tempistiche per i successivi step. Ci saranno altri problemi, perché sicuramente la strada dovrà essere richiusa per finire questi lavori, e quindi ci sarà un'altra volta la rivolta in Via Fiorentina. Spero che vengano fatti degli accorgimenti in modo tale che non venga accesa completamente, e che vengano messe anche delle indicazioni utili e necessarie. L'altra volta lo feci presente, però non fecero assolutamente niente, rimase così com'era.